E ci troviamo nel Parco Naturale Adamello Brenta, che si caratterizza per la presenza di due sistemi montuosi completamente diversi. Sono due ambienti di formazione diversi. Da un lato un antico mare, le Dolomiti di Brenta, atolli corallini tropicali 200 milioni di anni fa, possiamo trovare fossili. Dall'altro lato, gruppo dell'Adamello Presanella, è una roccia magmatica intrusiva, perciò tutto un altro ambiente di formazione che ha dato vita a due mondi diversi. Da un lato una roccia più erodibile e abbiamo appunto questo paesaggio Puglie, Torrioni e Campanile, dall'altro lato una roccia molto più resistente, più compatta, piramidi e molto più massiccia. Camminando sui sentieri delle Dolomiti di Brenta, magari anche accompagnati da un geologo o da un operatore del Parco Naturale Adamello Brenta, e possiamo anche fare delle bellissime scoperte, trovare dei fossili come questo. Ora questo lo abbiamo raccolto per fini didattici e scopi scientifici, ma ovviamente non sono da raccogliere i fossili, perché sono un patrimonio non più riproducibile. Ci raccontano che in quel luogo, sulle Dolomiti di Brenta, c'era un mare caldo, limpido, tropicale. Questo è proprio il megalodon, il fossile guida della Dolomia principale, che costituisce il cuore delle Dolomiti di Brenta. Se guardi bene, dicono, ha un aspetto un po' saccaroide, sembrano cristalli di zucchero che luccicano al sole. Nell'Adamello Presanella il magma è salito dalle profondità delle croste terrestre, ma si è fermato a circa 10 km di profondità. Con l'orogenesi, con la nascita delle Alpi, da 10 km di profondità è stato portato a più di 3.000 metri di quota. Perciò camminiamo su un magma che si è raffreddato molto recentemente sulle rocce più giovani del parco. Hanno solo 40-30 milioni di anni, ecco.